Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensione speciale di Natale. Vi abbiamo portato un oggettino molto molto caratteristico soprattutto delle feste, però in chiave tattica, in chiave militare. Stiamo parlando niente poco di meno che della calza tattica, che può ospitare tutti i vostri regali di Natale, le caramelle, i dolciumi e un'ampia serie di accessori militari, in modo tale che la possiate personalizzare e, se proprio proprio volete, usarla addirittura in campo. Procederemo analizzando cosa vi offre di default la calza, per poi andarla a pimpare come una macchina di GTA, come ormai siete abituati a vedere nelle recensioni speciali, e farvi vedere fin dove ci si può spingere con questa bellezza. Partiamo tra qualche secondo, ma prima sigla. Partendo dall'alto troviamo un pratico maniglione per il trasporto, in modo tale che possiate girare per casa con la calza ricolma come una cornucopia di dolciumi e pietanze prelibate. Un moschettone nel caso la vogliate attaccare in cima al camino e riempirla nuovamente con qualunque tipo di leccornia. Troviamo anche un'apertura ovviamente superiore che ci permette di andare a foderare fino alla punta la nostra calza e riempirla di tutte le cose che ho già detto prima, non mi sto a ripetere. C'è anche una cerniera che ci permette la facile apertura e quindi inserimento di cose un po' più grosse, come può essere un camelback, spoiler su cosa faremo dopo nel video. L'immancabile e sempre adorato attacco velcro per metterci tutte le vostre patch natalizie e non. Svariati e innumerevoli passanti molle per attaccarci qualunque tipo di tasca add-on che il vostro piccolo cuoricino possa volere. Ulteriori tre attacchi in plastica per attaccarci quello che volete, che sia un altro moschettone o una corda o che cacchio ne so. Un altro moschettone per attaccarci le chiavi della macchina. Una taschina dove potete mettere il carbone. E in fondo sulla punta della calza gli ultimi due strisce di passanti molle per attaccarci qualunque cosa non sia stato nella parte superiore. Bene, prima di passare alla customizzazione della calza spendo due parole sui materiali di cui è fatta. Per quanto sia un'idea regalo un po' cheap, non è sicuramente stata pensata per essere utilizzata veramente in campo, mi sono sorpreso perché in realtà è perfettamente utilizzabile anche in gioco, in quanto i materiali di cui è fatta sono di ottima qualità, i passanti molle sono cuciti veramente bene, sono estremamente resistenti, gli strap sembrano ben fatti e l'interno della calza è stato cerato, quindi è estremamente impermeabile ma soprattutto resistente, per quanto non sia ovviamente paragonabile a determinate attrezzature da soft air come possono essere Claw Gear e Mantis, è comunque estremamente valida e funziona perfettamente se per la giocata natalizia con la vostra squadra volete provare qualcosa di nuovo. Inoltre il fatto che sia provvista di cerniera laterale che vi permette di accedere all'interno della calza penso sia stato messo apposta per l'inserimento di un camelback, quindi andiamo a mettercelo dentro, dico io. Andiamo quindi a inserire il camelback, però lo dobbiamo fare in modalità natalizia. La ringrazio, Valle. Eccolo qua. Buon Natale, ragazzi, buon Natale. Apriamo la tasca, inseriamo il dorso di cammello fino in fondo, come dico sempre alla mamma. Bene, adesso che l'interno della calza è stato riempito con questo bellissimo camelback, possiamo passare agli attacchi esterni. Chiedo quindi alla valletta di passarmi la tasca singola, porta caricatore in multicam troppi. Grazie. La ringrazio. Perfetto. Bene, come potete vedere ci sta alla perfezione, ci permette di trasportare un caricatore extra. Abbiamo il camelback, abbiamo la tasca caricatori esterni, direi che ci starebbe proprio bene un tourniquet, quindi valletta la prego di allungarmi il tourniquet. Proprio quello, me lo passi gentilmente, la ringrazio. Bene, lo facciamo passare lì, lo attacchiamo. Guarda, guarda che bellezza. Bene, siamo quasi in dirittura d'arrivo, mancano giusto gli ultimi due add-on che possiamo aggiungere appunto in queste tasche molli e la patch. Chiedo quindi alla valletta di passarmi il coltello tattico. Ma non hai un'altra idea per gestionare sto cazzo? No, così impari, per una volta a Natale ti do fastidio io. Puoi portarla qui un secondo? No, ti prego, portala qui un secondo. Passa qua dietro, passa qua dietro. No, tranquillo, ti pixelo la faccia se c'è bisogno. No, non mi riprende. È entrata con questo in mano. È letteralmente un vasetto di Nutella con una calza natalizia, con un maglione natalizio immagino intorno.
Ti ringrazio molto, grazie. Bene, tornando quindi alle cose importanti, chiedo alla valletta di passarmi gentilmente il coltello. Io l'avrei tirato un po' più dritto. Aperto l'avrei tirato. C'è la possibilità di infilarlo in modo tale che non si muova all'interno dei passanti molle ed avere sempre pronto all'uso. Guardate com'è bella questa bellissima calza tattica accessoriata. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, però io dico, durante le feste cosa facciamo tutti? Esatto, mangiamo come delle bestie. Quindi andiamo Kabar. No, Kabara è una città, la Kabbalah, una città dell'Afghanistan probabilmente. Ma... cosa c'è quindi di meglio di una forchetta coltello, anche nota come spork, della Kabar? Per favore, valletta, me la fate. Ma fate un po' più casino, per piacere! Ti porto io a mangiare in un posto speciale, così poi andiamo anche a trovare. Fatemi proprio un posto. Cosa? Niente, l'ultima parte cancellerai per quella. Ho pensato quello che dovevo dire, ho detto quello che dovevo pensare. Wave Dark. Wave Dark, come stai? Se vedi i nostri video dici qualcosa, ci manchi. Poteva essere. Cosa c'è dunque di meglio di una forchetta cucchiaio coltello della Kabar, anche nota come spork, essenziale visto l'altissimo consumo di maiale durante le feste? Spork, spork. Sì, andiamo avanti. Non me l'hai spiegata, però. Vero, perché se no non si capiva. Quindi valletta, per favore, mi passi senza che mi arrivi in un occhio il bellissimo spork. Lo andiamo a inserire proprio come add-on di fianco al coltello per essere pronti ad ogni evenienza data le feste. Io direi che siamo quasi a bolla. Mi stavo quasi dimenticando di aggiungere l'ultimo porta caricatore per pistola giusto sopra quello da fucile, per rendere la calza veramente completa in ogni senso, lato e non. Bene, siamo in dirittura d'arrivo, molto molto figa, ultra accessoriata, sono molto molto contento di come è venuta fuori. Ci manca solo la pezza 6 mm, tada, e poi ovviamente i caricatori. Bene, guardate com'è iper accessoriata, veramente una bella cosa ragazzi. Sono veramente contento di come è uscita fuori questa bellissima calza tattica. Nel caso però il vostro spirito natalizio sia ancora più esigente e non vi basti semplicemente la calza tattica, abbiamo preparato un'ultima piccola sorpresa che illuminerà il vostro Natale d'immenso. Il fucile addobbato. Veramente veramente croccante, ma soprattutto natalizio al punto giusto, come piace a me, per rendere la vostra giocata di Natale incredibilmente colorata e piena di luci. Non vi consiglio di giocarci normalmente perché siete letteralmente un bersaglio mobile. Bene ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi oggi sulla calza di Natale e su questo bellissimo fucile. Noi del 6 mm vi auguriamo buon Natale, buone vacanze, passate del tempo con la vostra famiglia, mangiate come degli animali e non sentitevi in colpa perché le feste vengono raramente, quindi bisogna divertirsi. Noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay hungry! Lo attacchiamo giusto di fianco, anche se stavo ragionando che metterci qualcosa che ti aiuta quando ti sparano per Natale mi sembra, vabbè, controproducente, ma questo non ve lo metterò. C'è la possibilità di infilare.